Salve a tutti ragazzi da Zebra. Questione Juventus, questione mercato della Juventus. Si parla che in questi giorni, cioè ieri forse, c'è stato un incontro tra Allegri e Manna per riprogrammare il futuro della Juventus, il mercato della Juventus. Ma ragazzi, ma non, facciamoci una domanda. Ma come cazzo si fa a programmare un futuro della Juventus con Manna? In cui poi si parla che Giuntoli si dovrà liberare dal Napoli, in cui dovrà essere il DS della Juventus, però il futuro lo programmiamo con Manna. Mi fate capire che cosa stiamo facendo? Chi è il DS della Juve? Chi sarà il DS della Juve? Si programma con Manna, però mi potete dire sì, ma tanto già con Giuntoli si parlano tutti i giorni, già Giuntoli sta lavorando per la Juventus. Non lo so, a questo punto non lo so, mi sorge anche questo dubbio, però se non dovesse essere così, ragazzi, è grave. Allora, due sono le cose: o Giuntoli sta lavorando già con la Juve, lontano, non in società, giustamente ancora legato a un contratto con il Napoli, oppure Manna sarà il futuro DS della Juventus. Ragazzuoli miei, cioè noi dobbiamo crearci un discorso intorno a tutto questo, soprattutto se il mercato non decolla. La Juventus, prima di fare mercato, deve, per forza ragazzi, risolvere i problemi Vlahovic, Milik, Alexandro, Cuadrado. Alexandro, rinnovo automatico, ma non rimarrà. Cuadrado, non credo che rimanga, andrà via, se ci sono delle offerte importanti. Comunque per lui si parla anche di Galatasaray. Milik si vocifera che la Juve non vorrebbe riscattarlo, e per me è una follia. Un attaccante a 7 milioni di euro, ragazzi, uno come Milik, anche da panchina, tutta la vita, per come siamo combinati in questo momento. Soprattutto perché Vlahovic è sul mercato. La Juventus deve rimanere almeno 120 milioni di euro. Quindi questo ci fa capire chi ci sarà più di una cessione. Noi che abbiamo bisogno di un nuovo futuro. Ok, Allegri? Sì, ormai pare che Allegri rimanga, ma le voci continuano a essere quelle della rabbia. Perché se questi rilanciano, loro a sentire adesso a 40 milioni di euro più bonus alla firma. Se questi stanno rilanciando, perché dall'altra parte c'è qualcuno che ancora ascolta, c'è qualcuno che ancora gli dà corda a questa gente. Quindi Massimiliano Allegri non sta chiudendo totalmente le porte in faccia agli arabi. Quindi la domanda è: la Juventus dove cazzo sta andando? Che cosa? Quali sono i piani futuri della Juventus? Soprattutto la dirigenza Juventus, società Juventus, si rinnoverà? Verranno aggiunti figure di campo? Tipo Del Piero? Entreranno in società? Quale sarà la dirigenza, i componenti? Chi sarà il referente tra campo e società? E noi facciamo futuro con Manna e Allegri, quando a monte ancora non abbiamo una società ben definita. Cioè, ok, sicuramente staranno lavorando sotto traccia, cioè, voglio credere a questo, ragà. Sarebbe veramente grave se tutto ciò non avvenisse. Però c'è una confusione totale su tutto questo, ed è inaccettabile che la Juventus ancora non abbia definito ufficialmente qualcosa per il futuro. Dopo mesi, ok, occupati ma comunque una società seria già è avanti, deve andare avanti. Perché Allegri fa una conferenza stampa,
con allenatore, sarà lui il prossimo, ancora l'allenatore della Juventus. No, ancora misteri, contro misteri. E poi voglio aggiungere, comunque, se dovesse rimanere Allegri, a mio parere, per me è la continuazione dello strazio di quest'anno. Cioè, entusiasmo zero. E già cominciare con questo passo, signori miei, con questa confusione totale, dove ancora non si trova il bandolo della matassa, in cui ancora non abbiamo i punti cardini per capire che la Juventus stia ripartendo da quel punto per poi costruire, signori miei, siamo ancora all'anno non zero, ma sotto zero. Questo è quello che penso, questo è il mio punto di vista. Non lo so, ragazzi, se ne sentono di tutti i colori, Chelsea, Vlahovic e Allegri lì, ragazzi, continuiamo a essere veramente noi tifosi in una confusione più totale. Spero che la società Juventus possa mettere chiarezza, possa fare un quadro generale della situazione e possa indicare la via più idonea, più logica a tutti noi tifosi per capire questa società dove vuole andare a parare, dove vuole andare per il prossimo futuro. Ragazzuoli, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e mi raccomando, sempre forza Juve, anche se i tempi sono veramente neri. Un saluto da Zebra, ciao.